Scegliere abito, fedi, chiesa, ristorante e confetti per il giorno del sì diventa più facile e gratificante con l'aiuto dell'esperto, il wedding planner, una figura in ascesa che finora abbiamo visto soprattutto nei film e che diventa ora realtà anche nella nostra regione grazie al corso della Confesercenti Macerata che ha formato 8 professioniste organizzatrici di matrimoni in tutte le Marche, pronte a passare dalla teoria ai fatti creando per voi il giorno perfetto che rispecchia il vostro essere. Si inizia nell'atto pratico proprio a trovare la location giusta, quindi il ristorante giusto e la chiesa giusta. Io nel mio specifico credo che nel matrimonio ci sia bisogno di un collegamento tra gli sposi e l'evento, che deve essere comunque riconoscibile, cioè nell'evento si dovrà insomma ritrovare proprio la coppia, cercando la loro identità, cercando le loro origini, cercando il filo conduttore che faccia sì che l'evento poi rimanga anche unico, quindi un ricordo proprio specifico degli sposi, insomma. A quanto pare, anche se in Italia ci si sposa di meno, si va sempre più alla ricerca di un matrimonio originale, molto curato in ogni singolo aspetto. E la tradizione comunque rimane sempre nelle piccole cose, magari nell'oggetto della nonna, qualcosa che ricorda il passato. Magari il pranzo, che comunque le due portate vanno ancora di moda, i due primi, i due secondi, si mangia comunque sempre tanto, il buffet, però il tocco d'originalità c'è sempre. Poi noi ci ha fatto organizzare dei progetti, io avevo appunto il progetto, quello con il budget minore, e quindi magari il matrimonio che si organizza di solito è proprio quello con budget minore, ma con un tocco d'originalità.